Allora, torni in Rai. Sono felice di questa intervista con voi, vi apprezzo molto. Grazie. Torni in Rai con Il Mercante in Fiera. Perché questa scelta del Mercante? La scelta è stata ponderata non troppo lungamente, perché Il Mercante in Fiera ebbe già un bellissimo successo. È vero che il tempo è passato, ma non cambiano l'ideale di quello che vogliamo fare. Perché De Fiera fu uno slot fortissimo contro già il TG1 e il TG5 e prese tantissimi giovani, tant'è che qualcuno si arrabbiò anche in quel periodo, dice: fate un ascolto un po' troppo alto, cerchiamo di mitigarlo. Antonio Ricci? Non l'ho detto! Per cui ci fu anche, non sapevamo come fare, non potevo entrare di una parolaccia, insomma. Però insomma ci fu gioia da parte di Tiraboschi, Italia 1, ci fu un po' meno gioia da altre parti, però abbiamo continuato ad allenare un successo dietro l'altro. Perché? Perché Rai 2 ha bisogno in questo momento di un rilancio, fra virgolette, di ringiovanire, a parte con programmi già di successo che ha il collegio, Stasera Tutto è Possibile, insomma sono degli slot buoni che ogni tanto sono un po' troppo random. Allora cominciare ad abituare, lì era vergine come passaggio, ne parlavamo già con Ludovico Di Meo, un povero amico che non c'è più, e questa è una scelta giusta perché può dare la possibilità a un pubblico alternativo da quello che già vede TG1 e TG5, il nostro pubblico magari quello dei ragazzi dai 10 anni, dagli 8 anni ai 28 può seguirlo, perché magari è meno felice di seguire un TG e magari poi si rifugia nello smartphone o nelle sequele youtubesche rapide e indolori. Magari con questo gioco molto divertente e conosciuto, soprattutto perché Mercante in Fiera si gioca in famiglia da sempre, ovviamente con le carte molto intelligenti che già questo disegnatore ci fece, ovviamente lasceremo il lattante perché è storia, ma magari ci sarà l'influencer, il rapper. Ci stai dando una notizia? Sì, è vero, siete i primi a cui lo dico, sono un po' affezionato a voi. E per cui ovviamente la carta nera stiamo cercando, ai net diventata un po' più grande, sono passati tanti anni, indimenticata, icona di quel programma. Quindi non ci sarà, possiamo... No, ci sarà magari un altro tipo di scelta, vediamo, perché bisogna sempre cercare di cambiare un minimo le cose, insomma, non abituarle proprio, anche se sono passati 15 anni, va bene rinverdire da questo punto di vista. La mia conduzione è un po' più matura, un po' più... meno... Io mi sono rivisto, ero troppo esuberante. Per carità, ha portato del bene, cercherò di essere più mirato, perché da lì in poi insomma ho avuto un'esperienza più importante nei preserali, 500 puntate qui di Reazione a Catena, eccetera eccetera, insomma ho avuto modo di essere sempre quello che sono, di mettere all'interno di una conduzione sì il presentatore, ma l'attore, ma il doppiatore, per cui giocare con tutto questo nella maniera giusta e non far piacione. Ci ho provato a dire che ero stanco di essere considerato un sex symbol, ma purtroppo la gente ride quando dico questo, per cui va bene così. Ma se va bene Il Mercante in Fiera, come pensi di riuscire a conciliarlo con l'eredità? Questa è una bella domanda, alla quale ti risponderò dopo che è andato bene. Non so che dirti, mi hai preso in castagna e ammetto, è inutile che mi arrampico sugli specchi. Mi auguro che vada bene, non lo so quello che potrà succedere, magari ci sarà un'alternanza nella conduzione, ci sarà magari la possibilità di un vero giovane bravo che possa prendere il posto mio oppure continuarlo, non lo so, capito? Può essere tutto, l'importante è che ci sia anche un ricambio generazionale importante, lo dico anche contro i miei interessi. Beh, ci sono state delle un chiacchiericcio attorno al tuo nome, cos'è la cosa che ti ha dato più fastidio? Quello di non essere stato io a parlare di me, ma l'unica cosa che mi è piaciuta tanto è quando mi hanno fatto città nazionale, quello devo dire che per un attimo mi ha fatto piacere, conosco Roberto Mancini, stavo scegliendo le parole giuste per dirglielo. D'altronde non si era qualificata ai mondiali, che devo fare? Io stavo per dire, poi metti i centrali della Lazio che non giocano, per cui avrei fatti giocare. Ecco, lì sarebbe stato un altro chiacchiericcio, perché essendo della Lazio, giocavano due centrali della Lazio. Però se uno andava a vedere che la Lazio è quella che ha preso meno gol in campionato, uno dice: perché c'è chiacchiericcio se quelli sono due centrali della Lazio? Allora perché quest'uomo, che sono 40 anni che fa televisione e con ascolti ancora record, tanto punti di vista, che poi a me non devo parlare di me, la gente che deve parlare di me, nel bene, nel male, nel meglio, ma l'importante è che sia io a dire delle cose, il resto è voi fate bene a dire boom, succede forse, è giusto, ma non è che dite boom, Pino Insegna ha detto che non giocherà più a pallone, non l'ho mai detto, non l'ho mai fatto, però
riparlare di questo e significa dare due volte la stessa notizia. Per cui lascia parlare, lascia dire, anche perché chi giudica è la gente. Ma dopo 2000 puntate in televisione, 450 film doppiati, 42 anni di teatro vero, ma che posso dire? Posso dire soltanto che spero, come se fosse la prima volta. Io la prossima settimana doppio un altro film importante, posso dire il titolo, insomma, arrestarlo, ma io lo affronterò come se fosse il primo film della mia vita, credetemi. E la gente che va al cinema, lo vede in televisione, se ne accorge di questo, lo sente, l'empatia, l'analogico vince ancora sul digitale, secondo me. Per cui l'affetto vero di quando ti incontri, di quando ti vede attraverso questi apparecchi, lo sente se sei finto o stai più a per culo la gente. Per concludere, sì, è tempo di reunion, si riuniscono tutti. Magari. La premiata ditta. Magari. Ma sai, noi abbiamo, io ci vuole, lavoriamo insieme. A ottobre siamo in teatro. Francesca è la mia direttrice di doppiaggio, con quale faccio American Dad e tante altre cose. Tiziana è ancora lì. Noi è che abbiamo lasciato un ricordo così bello, siamo così amici noi quattro, e che le ragazze, cioè, siamo cresciuti, dare un impatto diverso da quello che la gente ricorda, poi YouTube, le cose, eccetera. Ci siamo ancora noi, quelli. Meno male, Ciupoli è ancora pelato, io ho imbiancato, ma c'è quel ricordo là. Io, siamo molto sofferenti in questo, vorremmo lasciarlo quel ricordo. Ci hanno chiesto pure di fare il Palasport a Roma. Neanche non per uno ospitato a Sanremo? E dipende. Un evento, tra guardia. Sì, sì, può essere, ecco, può essere una cosa speciale. L'ha fatto anche il Magico Trio al Marchesini Lopez e Solenghi, che noi adoriamo, ci vogliamo bene a vicenda da questo punto di vista. Abbiamo lavorato parallelamente per tanti anni. E noi ci chiamavano ogni tanto il quartetto del trio, oppure i Marchesini, una volta ci hanno detto, grande Anna. Per cui non lo so, potrebbe essere l'idea, che ce l'hanno prospettato un'idea del genere. Le idee ci stanno anche per ritornare insieme e fare magari una serata d'onore, perché è giusto che sia, dopo quasi 1300-1400 puntate fatte insieme, e aver lasciato un ricordo bellissimo. Abbiamo, è come tornare in un posto dove sei stato bene con tua moglie dopo 20 anni, per magari c'è una crisi e non ritrovi magari quell'emozione che hai trovato 20 anni prima. Ecco, l'unica paura è questa, però ci pensiamo. Grazie.